È comprensibile evidentemente la reazione dei cittadini, d'altronde siamo andati più o meno per la decima volta in quartieri o frazioni della città proprio a rispondere a delle segnalazioni che ci arrivavano e sulla base delle quali abbiamo fatto delle proposte in questa fase generiche perché abbiamo ascoltato istanze che sono tante, diversificate e sulla base delle quali ci siamo impegnati a dare delle risposte più precise nel giro di un mese massimo. Nel frattempo ci siamo presi il tempo per formulare delle proposte che devono tenere inevitabilmente conto anche delle limitate risorse economiche che abbiamo. Le istanze che sono state proposte sono tutte molto realistiche, di fronte alle quali non possiamo ignorare la dimensione del problema, ma di fronte alle quali dovremmo dare delle risposte molto concrete. Peraltro eravamo già stati parzialmente, almeno su alcuni temi, informati dello stato dell'arte, del quartiere, per cui avevamo già alcune proposte che in questa fase abbiamo ritenuto di non esporre proprio per cercare di coniugarle realisticamente con le risorse che abbiamo e con gli obiettivi principali che vorremmo perseguire. La morale sostanzialmente è che nel giro di un mese ci siamo impegnati a dare delle risposte molto concrete di quello che è realisticamente raggiungibile. Pensiamo tra un mese circa di ritornare per poter comunicare gli interventi che siamo in grado di fare da qui ai prossimi mesi.